Siamo con Gabriella Griso e oggi prenderà parte a questa prima giornata della 3 giorni del Forum Sistema Salute e il futuro gioca un ruolo fondamentale in questa manifestazione e lei di futuro se ne intende. Sì. Come vede l'influenza del futuro all'interno del sistema sanitario e della salute dei cittadini? Dunque, beh, innanzitutto è bello essere definita un'esperta di futuro, perché immagino già me tra 40 anni che sono ancora qui che parlo di futuro e di futuro e di qualcos'altro che arriverà. Dunque, la cosa che mi piace di questo ritrovo, è già il secondo anno che vengo, è perché è un posto molto prezioso, è un piccolo gioiellino questo posto, dove è possibile scambiarsi informazioni, dove è possibile parlare con le persone, dove è possibile ritrovarsi per capire da che parte stiamo andando e quindi proprio per capire esattamente la strada da percorrere. E non c'è molto da dire in più se non le cose che vengono dette dai relatori e all'interno dei vari spazi. Il futuro per quel che riguarda la ricerca scientifica in ambito della salute è fondamentale. È una cosa che bisogna appoggiare e sostenere, anche perché se ne sentono tante in giro e bisogna sempre basarsi sull'attitudine alla mentalità scientifica, che è la cosa che ci salva e su cui noi siamo sicuri di essere dalla parte giusta. E per quel che riguarda i dettagli dei vari incontri, ne ho trovati tantissimi, molto interessanti. Io da fisica non posso fare altro che pensare di essere in un buon gruppo, di far parte di un bel gruppo che si sta muovendo per far vedere una luce diversa. Che ruolo gioca la comunicazione? Lei della comunicazione ha fatto un punto di forza, oggi presenta anche questo suo monologo bellissimo. Mm-hmm. Che ruolo gioca nel rapporto anche, diciamo, che si instaura con il paziente, pensiamo, no? Si è parlato molto di psicologia, anche del paziente. Certo, che è importantissimo. La comunicazione adesso più che mai è fondamentale. Io mi baso soprattutto su questo modo che ho imparato nel corso degli anni di raccontare la fisica, di raccontare i fisici del XX secolo che hanno costruito il nostro mondo, il mondo dove viviamo noi oggi. Ecco, questi personaggi già lo avevano capito prima di noi, quelli che racconto: Einstein, Marie Curie, Schrödinger, Dirac, Pauli, Planck, Heisenberg. Sono personaggi che hanno già utilizzato un modo di comunicare ben preciso. Poi nel corso degli anni è come se ci fossimo dimenticati. Io lo sto facendo riaffiorare perché adesso è il momento e la comunicazione, fatta in una certa maniera, in maniera semplice, in modo da poter arrivare a tutti, con argomenti che molte volte ci dicevano: ah, io non l'ho mai capito, oppure ma ho sempre preso 4, oppure ma non ho mai capito quello che, perché ci facevano studiare sui libri di scuola la fisica, che non è una cosa e non ce la facevano vedere. No, invece la comunicazione oggi serve per far vedere le cose esattamente nella parte in cui sta andando il nostro mondo, perché siamo sempre più all'interno di social network, siamo all'interno di un mondo virtuale e anche noi dobbiamo adattarci e raccontare in una certa maniera le cose, perché in modo da essere più immediati, da essere più veloci, a flash, a immagini, far capire esattamente le cose. Ci rivediamo il prossimo anno al Forum di Sistema Salute? Ci vediamo il prossimo anno. Quest'anno mi piace l'idea che sono venuta qui a raccontare Einstein e Me, che è il mio nuovo monologo teatrale, che farà il giro dei teatri di tutta Italia, speriamo di tutta Italia, abbiamo già delle date e speriamo, insomma, perché l'anteprima a Roma è andata benissimo, il 23 settembre alla Sala Umberto, la sala piena, poi sono rimasta dopo ancora un'ora a parlare con le persone nel foyer. E sul mio sito graysonanatomy.com ci sono tutte le date, tutti i riferimenti e poi insomma il mio libro Einstein e io, edito da Salani, ed è bello insomma avere anche un luogo come questo dove parlarne, perché Einstein lo porto io, al resto non dovete fare altro, soltanto essere con me e andiamo insieme per mano per quello che è appunto il futuro.